Appuntamento con i libri, appuntamento con i libri, ma un appuntamento davvero particolare anche perché la conoscenza con questo scrittore risale a qualche tempo fa. Ci conosciamo da almeno un quarantennio, no, forse un quarantacinquennio, direi grosso modo. E, tra l'altro, persona conosciutissima nel nostro territorio. Di origine pugliese, ma lucano di adozione, vissuto sia nella provincia di Matera, ma a Matera città, dove ha caratterizzato con la sua presenza la politica cittadina anche e la politica regionale di un partito che allora si chiamava il Partito Comunista Italiano. Mimino Tarangelo è qui con noi, benvenuto, tra l'altro scrittore prolifico anche, ho visto, ci sono cose bellissime, io ricordo sempre con grande piacere I Sentieri della Pietà, che è un testo particolare sui comportamenti devozionali di gran bella qualità, insomma, no? Ma l'ultima fatica letteraria per i tipi della Calice Editori si intitola C'ero anch'io, Domenico Notarangelo, e questa è interessante anche la prefazione che è stata fatta da Giuseppe Vacca, tra l'altro conosciutissimo storico, filosofo, uomo di militanza, dove a un certo punto dice, finora, dice Vacca, non mi era capitato di leggere un libro di memorie dedicato a uomini e cose che anch'io ho conosciuto, talmente ricco di filologia etnolinguistica e elaborazione storica da rendere assai difficile poterlo incasellare in un genere. Mimino Tarangelo, che cosa è successo? Perché questo volume C'ero anch'io? Tra l'altro è bello, un bel volume grosso di oltre 300 pagine, molto ricco, che racconta oltre mezzo secolo di vita. Lo spunto qual è stato? Lo faccio raccontare a te direttamente. Ma lo spunto nasce da una degenza in ospedale. Io mi ritrovo con la pancia all'aria, come si sta in un letto di ospedale, impossibilitata a muovermi, e davanti ai miei occhi c'è solo il soffitto che è come uno schermo su cui cominciano a scorrere le immagini. E che immagini possono scorrere su uno schermo che è lo specchio della nostra vita? Allora lì in quei giorni, è successo naturalmente 3 anni fa, poco più di 3 anni fa, su quello schermo ho cominciato a vedere tutta la mia vita, fotogramma per fotogramma, con una nitidezza straordinaria, come se ogni immagine fosse un'immagine successa ieri. E allora ho cominciato a concepire questo disegno di lasciare una memoria del mio vissuto, un vissuto di 80 anni, se questo può contare. Eh beh, sicuramente, tutti i vissuti hanno importanza, soprattutto quando poi sono ricchi di esperienze che vengono da talmente lontano, perché iniziando a leggerlo, iniziando a sfogliarlo, mi ha colpito per esempio il riferimento a come si andava a scuola una volta. Scrive Notarangelo, da scolaro mi vergognavo di andare a scuola con la cartella di pezza, altri bimbi l'avevano di cartone rigido marrone e il mio grembiulino era stinto. Eppure eravamo una famiglia non povera, una famiglia benestante, giusta, come dire, con i giusti elementi economici in modo da poter vivere bene, però c'era anche l'etica del risparmio, insomma. Quindi nasce da lontano, da scolaro addirittura, c'è il primo riferimento ai grembiulini e viene avanti fino ad avantieri, potremmo dire in termini metaforici. I ricordi da scolaro? Stupendi, stupendi, perché ricordo tutto quello che mi accadeva. Intanto, questa scolaresca fatta di 50 e più elementi, eravamo più di 50 bambini in una scolaresca. E ricordo in modo particolare, la prima non tanto la ricordo, ma ricordo la seconda. C'era un maestro che si chiamava Don Donato, aveva un pancione grande come gamba di legno,
e la voce anche tonante come gamba di legno dei fumetti, e il quale non si muoveva mai dalla cattedra. Per picchiarci avevo una serie di bacchette lunghe di varie misure. Allora c'era la misura per andare sulla testa di quelli che stavano ai primi banchi, poi quella più lunga per colpire le teste dei secondi e dei terzi banchi. E siccome i banchi dell'ultima fila erano molto lontani, lui non si scomodava, scagliava la mazza. Direttamente. Direttamente. Chi coglie, coglie. Ecco, ma poi anche ci sono i riferimenti, per esempio, è molto bello un riferimento ai giochi, al gioco che da qui, che da noi si chiama il picciolo, che poi da voi invece si chiama San Michele di Bari, il paese di origine, anche se non viene mai nominato, ho scoperto, però sappiamo tutti una che sola San volta. Michele. Una sola volta. Il gioco, come si chiama? Utacla. Utacla. C'è che sarebbe poi la lippa. Sì. Un gioco antichissimo che lo giocavano gli assiri addirittura. Che ricorda un po' il baseball per certi versi. Sì, solo che solo è fatto con la mazza di scopa, bisogna fare un picciolo di pochi centimetri, sì, con affinata alla punta, e poi una mazza di mezzo metro, poco più. E allora bisognava colpire il piccolo col grande facendolo andare quanto più lontano possibile. E su questo gioco si sviluppava poi il rapporto di squadra oppure individuale dei due che giocavano. E poi c'è il rapporto con la religione, che è molto importante in Mimino Tarangelo. E quindi verso i 13 anni, scrive a un certo punto Tarangelo, scoprì di avere una struggente vocazione religiosa. Ma risale ancora a prima, c'era già stato un passaggio. Da bambino io ricordo che recitavo le preghiere per i morti. Avevo proprio la mania di fare ogni sera la preghiera per i morti. E se qualcuno era morto, diciamo così, in giornata o qualche giorno prima, dovevo ricordare anche quello. Ricordo che chiedevo a mia nonna come si chiama quella, perché io lo devo raccomandare a Gesù nelle mie preghiere. Io avevo questa mania di pregare per i morti, e mia nonna mi accompagnava in chiesa spesso, e che lì è nato il rapporto mio con l'altare, con la religione. E poi ci sono due cose un po' antitetiche: l'esperienza del seminario e l'approccio con il comunismo. Seminarista comunista, un po' difficile all'epoca. Ma io questa cosa l'ho spiegata così, perché ricordo che nella sezione del Partito Socialista c'era un quadro che raffigurava Gesù con un mantello rosso e che credevo, per la mente che aveva allora, per la cultura che poteva avere in quegli anni, credevo che Gesù fosse l'uomo che aveva lottato, come si diceva, per l'emancipazione, per l'uguaglianza della gente. Allora, se i comunisti combattevano per l'uguaglianza della gente, vuol dire che Gesù era comunista, dicevo io. Ecco, era una logica che si formava nella mia mente. Allontanato con garbo, sì. Scrive Vacca in maniera molto, devo dire, molto carina, allontanato con garbo, sì, dalle autorità ecclesiali. Sì, ma veniamo, anche perché il tempo purtroppo stringe come al solito, veniamo a noi velocemente. Basilicata, sì, intanto inizia la militanza anche nel Partito Comunista, e poi Basilicata in un paese della provincia di Matera, dove si sposta, dove esercita la professione tuo fratello Stefano. Sì. E quindi ti sposti anche tu. No, che noi nominiamo, si chiama Colobraro, il sindaco, un simpaticissimo, sì, sì, personaggio, tra l'altro. E io ricordo, cioè, conservo una memoria di quell'impatto, quando la sera che sono arrivato a Colobraro per la prima volta, nell'ottobre del 51, quando sono sceso dalla corriera e scopro questo paese avvolto nella caligine, in questa nebbia fitta, appena penetrata da lampadine che avevano poca luce,
E allora mi sono detto, Dio mio, dove sono arrivato? Mi sembrava un girone infernale, ecco, uno dei gironi infernali. Per poi arrivare a Matera. E poi arrivare a Matera qualche anno dopo, il 1959, tardi 59, verso la fine, dove ci siamo trasferiti tutti quanti, compreso mio fratello. Ecco, e lì fortunatamente, ecco, quando sono arrivato a Matera, la prima preoccupazione che ho avuto è quella di trovare la possibilità di venire a rapporto con il Partito Comunista. Cosa che poi è successa, e ricordi anche chi è la persona, insomma, Vincenzo Lufrano, che passava sempre sotto il balcone dove abitavo. Io abitavo accanto al Palazzo della Milizia ai Cappuccini, e ogni pomeriggio passava questo signore. Dico, ma questo è comunista? Infatti nella tasca portava l'unità. Allora gli dico, senti, io voglio conoscere i comunisti di Matera, voglio farmi la tessera. L'unità, tessera fatta, poi l'unità, importantissimo, perché c'era stata una prima esperienza velocissima, Stelloncini, scritto addirittura a mano, e poi l'unità corrispondente. Il grande partito comunista, il grande giornale del Partito Comunista. Io indegno ragazzo di periferia che mi portano ad assumere questo ruolo. Quando mi invitarono, mi ricordo, mi tremavano le gambe, dico no, ma non è possibile. Invece fu possibile. E poi abbiamo ovviamente la militanza, quella proprio impegnata, gli incarichi dirigenziali, la segreteria provinciale, ma anche i momenti importanti, il febbraio 70, dove c'erano tanti giovani anche che erano a protestare contro i finanziamenti del CIPE in particolare, per arrivare poi alle esperienze cinematografiche con Pasolini, Rosi e anche alla televisione a Matera, TRM. Questa è la sede dove ho militato, se posso dire, professionalmente, quasi una decina d'anni. È stata una delle esperienze più belle, più intense che ho fatte, e non ho voluto lasciarla fuori, anche se quell'esperienza si concluse con un distacco doloroso che io ho voluto spiegare poi, così per spiegare all'editore e agli editori che mi hanno sponsorizzato in quel periodo, le ragioni per cui io mi sono trovato poi fuori dalla televisione. Poi l'ultimo riferimento che faccio, perché siamo veramente in chiusura, è dove piantare i semi della memoria, scrive Mimmino Tarangelo. Io voglio tornare al paese che mi ha dato i natali. Certo, questo è un testamento che lascio innanzitutto per me stesso. Io ritengo che il mio posto sia lì dove ho vissuto i primi anni, l'infanzia e l'adolescenza, e dove c'è una ragione per essere nella storia, perché fuori di quel contesto tu non sei niente. Io allora voglio tornare nel mio paese ad essere tumulato. E ho detto una cosa che credo che sia anche nuova e originale: sulla lapide che deve accompagnare la mia tumulazione ci deve essere solo la data di nascita. Va bene. Solo la data di nascita. Bene, ringraziamo Domenico Notarangelo. Vi ricordo il libro Domenico Notarangelo, C'ero anch'io, prefazione di Giuseppe Vacca, per la Calice Editori. Sarà presentato tra l'altro in giro in questo periodo nel territorio provinciale, nel territorio pugliese, perché sarà presentato anche a San Michele di Bari. E ancora una volta grazie per essere stato con noi, e per quel che riguarda noi, alla prossima. Grazie.